Appassionati di calcio a 5, ben trovati alla nuova puntata di Mondo Futsal. Anche questa volta vi forniremo un'ampia panoramica su tutti i campionati, dalla 2 fino alla Serie D. Tutto questo poi potete seguirlo come sempre, ogni giorno, ogni istante sul nostro portale mondofutsal.net e attraverso youtube.com/mondofutsal.tv. Tra pochissimo parleremo dell'inattesa pesante sconfitta per la Rapido Latina e poi dei risultati della Serie B, della C1, della C2 e, ripeto, dei due gironi di Serie D. Pesante, inattesa sconfitta della Rapido Latina nella gara contro la Cascina Orte. Subito in vantaggio con Avellino, la squadra pontina è stata raggiunta dopo un minuto da Sampaio, il bomber di casa, in grado di rimettere le cose a posto. In un minuto scarso, poi, tra il nono e il decimo minuto, lo stesso capocannoniere del girone, arrivato con la tripletta di sabato a quota 40, ha portato il risultato sul 3-1. Nel finale di frazione, Cresto ha realizzato il 4-1, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. Nella ripresa, la Rapido Latina Calcio a 5 ha provato a giocare i primi 10 minuti con il portiere di movimento. Bragaglia si è dimostrato il grande portiere che è, sventando ogni minaccia per la porta dei viterbesi, che al quindicesimo è giunta la quinta rete di Paolucci. Da quel momento in poi Giampaolo ha pensato ai prossimi impegni, facendo ruotare i propri uomini senza badare più ad un risultato ormai deciso. Arrivavano così altri 3 gol dei padroni di casa, a firma di Cresto, D'Annibale ed Everton, per un 8-1 finale decisamente pesante per i nerazzurri. Sabato i ragazzi del presidente La Starza affronteranno alle 17.30 al Fala Bianchini la Libertas Eraclea, compagine che naviga nei quartieri bassi della classifica con 21 punti. Per la Serie B, sconfitta prevedibile ma più pesante del previsto, quella incassata dalla Virtus Fondi al cospetto dell'Acquedotto. Troppo netto il divario tra i padroni di casa, trascinati da Mirko Medici e Daniele Chilelli, autori di Due Poker, e i fondani di Mister De Simoni. Nella prossima giornata il Fondi affronterà, nell'ultimo turno casalingo della stagione, i sardi dell'Ossi San Bartolomeo, sconfitti in casa dal Nurzia lo scorso weekend. I rossoblù del presidente Ginepro vorranno salutare il proprio pubblico con una gara all'altezza della situazione in un match che pare alla loro portata. In C1, gara entusiasmante, quella andata in scena tra i padroni di casa della Ginnastic Studio Fondi ed il Futsal Palestrina. 3-3 il risultato finale dopo che gli ospiti si erano ritrovati sopra di ben 3 gol. La prima frazione di gara è stata condizionata dall'espulsione di Guastaferro. Nella seconda parte del match, gli uomini di Paluzzi gettavano il cuore oltre l'ostacolo e tentavano il tutto per tutto. Era proprio la linea verde a dare quel qualcosa in più, prima con la rete di Saccaro, poi con la doppietta di Petrone, che riagguantava il pari per i gialloblu negli ultimi istanti di gara con la situazione tattica del portiere di movimento. Sabato i ragazzi del presidente Biasillo sono attesi dalla trasferta in casa della terza forza del campionato, quella Lazio Calcetto della vecchia conoscenza pontina Luca Gulli, autore di una delle 3 reti con le quali nell'ultimo turno la formazione biancoceleste ha espugnato il campo del Pomezia Laurentum. Ma vediamo, per sapere bene com'è andata, il servizio di Roberto Martin con le riprese di Gianfranco Marceddu. Massimiliano Paluzzi, un risultato acciuffato proprio negli ultimi secondi, un pari vibrante, comunque tutto sommato potrebbe definirsi giusto. Sì, per come si erano messe le cose, giusto, anche se secondo me magari nel primo tempo, la prima parte del tempo, per come eravamo partiti, per come giocavamo e per l'intensità che avevamo,
dovevamo forse meritarci qualcosa di più. Abbiamo subito gli unici due tiri in porta su due nostre grosse disattenzioni e purtroppo ce ne siamo stati puniti, però adesso vediamo da farsi. Infatti hai evidenziato, ecco, dalla parte offensiva in poi ottima qualità anche nella circolazione del pallone, ma delle disattenzioni in fase difensiva non sembrava quasi una squadra tua. Sì, purtroppo abbiamo un po' di problemi in difesa anche con gli allenamenti, non riusciamo mai ad allenarci al pieno, quindi per vari motivi, sia per infortuni, per lavoro e via dicendo, quindi adesso quello che stiamo facendo al massimo ogni giorno nell'allenamento, i ragazzi comunque sia stanno dando l'anima sia in allenamento che in partita, però ecco, purtroppo capitano partite tipo oggi che la palla non voleva entrare. Prospettive per il finale di stagione in chiave play-out o magari una piccola speranza rimane aperta? Adesso pensiamo partita per partita, fine campionato guarderemo la classifica e vediamo come siamo messi, poi vediamo, comunque sia sarà dura, sarà molto dura, ma non molliamo di un centimetro, perché se visto oggi magari è una partita che perdevi 3-0, sei andato a recuperarla 3-3. E adesso per gli altri campionati cediamo la parola al collega Daniele Porcelli. Grazie Domenico e ben ritrovati quindi con il campionato regionale di Serie C2, dove resta tutto invariato in alto alla classifica, con il Minturno sempre capolista del raggruppamento C in attesa proprio del big match di sabato prossimo, valevole per la 23esima giornata di questo raggruppamento, di questo campionato. Importante big match per entrambi le formazioni, Minturno e Real Castelfontana, ricordando che la formazione Sud Pontina guida il raggruppamento con 59 punti, due lunghezze di vantaggio rispetto al team guidato da Simone Guiducci. Ma andiamo a vedere quanto è accaduto proprio al termine della 22esima giornata. Atletico Anzio Lavinio, Anni Nuovi Ciampino chiudono il confronto sul 3-3. Pareggio anche per Città di Pontini e Città di Minturno Marina, però con 5-5. CCP 1987 batte Eagles Aprilia 4-2. Ad Aprilia Real Castelfontana batte Pontina Futsal 10-1. Cisterna batte Terracina Calcio 5-1. Minturno si impone sulle Velletri per 3-0 e la Connect liquida la Vigor Cisterna di misura 7-6 il risultato finale. Andiamo quindi anche a vedere a rapido sguardo per quanto riguarda la classifica. Il Minturno a 59, Real Castelfontana 57, Anni Nuovi Ciampino si attesta a 48 punti, quindi l'ultimo posto disponibile per disputare i playoff ormai a 4 giornate dal termine, almeno questo è uno dei primi verdetti per quanto riguarda l'alta classifica. Al quarto posto comunque si attesta l'Eagles Aprilia, veramente una grande sorpresa per questo raggruppamento, per la neo promossa, 40 punti per la formazione allenata da Gerardo Iannaccone. CCP 1987 33 punti, Atletico Anzio Lavinio 28, Connect 27, Terracina Calcio 26. A 25 troviamo il Velletri, il Cisterna a 24 punti, poi sfilacciano anche di una lunghezza di ritardo Città di Minturno Marina a 23 punti, Vigor Cisterna 1994 22, Città di Pontinia a 21 e chiude il fanalino di coda a 8 punti. E a questo punto la Pontina Futsal, con questi punti e avendo a disposizione anche l'intero bottino di 12 punti, non potrà raggiungere l'ultimo posto disponibile per la permanenza matematica, quindi saluta con 4 giornate di anticipo il campionato regionale la società, il team caro a Stefano Cappelletto. Vedremo poi nel corso dell'estate quanto accadrà, se ci sarà la possibilità per poter far disputare alla Pontina Futsal il prossimo campionato regionale. Ma andiamo a vedere quanto
potrà accadere nel prossimo turno. Ricordando, la 23esima giornata sicuramente spicca il big match in programma tra il Real Castelfontana e il Minturno. Con le altre gare in programma, Vigor Cistena 1994, CCP 1987, Città di Minturno Marina, Atletico Anzio Lavigno, Eagles Aprilia, Cisterna, Velletri, Città di Pontinia, Aninovi Ciampino Connect e Terracina, Pontina, Futsal. A questo punto abbiamo detto anche del big match, abbiamo visto anche che ci sono importanti scontri per quanto riguarda la permanenza, quindi le squadre che sono invischiate per la lotta per mantenere la permanenza in questo campionato dovranno giocarsi il tutto per tutto a partire proprio da sabato prossimo. Dopo aver parlato abbondantemente per quanto riguarda il campionato regionale di serie C2, ci trasferiamo invece a quello provinciale con quanto accaduto nei due raggruppamenti per la 20esima giornata, dove la coppia di testa formata da Sporting Giovani Risorse e Real Podegora non conoscono ostacoli, vincono, quindi conquistano l'intera posta in palio nei loro rispettivi confronti, a cominciare dal Real Podegora nell'anticipo di venerdì sera che ha liquidato la United Aprilia. Ha risposto il giorno seguente, sabato appunto, lo Sporting Giovani Risorse al Palacarucci, vincendo nei confronti della Virtus Terracina. Andiamo quindi a vedere gli altri risultati. A Latina Scalo, Antonio Palluzzi batte Virtus Latina Scalo 9-3. A Rocca Massima, Latina Scalo Cimil batte Atletico Rocca Massima 9-5. Flora vince nei confronti della Parrocchia San Giuseppe per 8-4. Vittoria per la Fiere 2000 Aprilia nei confronti della Latina per 5-1. Vince in trasferta il Real Terracina, un importante confronto con l'Accademia Sport, 3-1 il risultato finale. Lo Sporting Giovani Risorse vince a Terracina appunto con la Virtus per 8-5, e abbiamo detto della vittoria del Real Podegora nei confronti della United Aprilia per 3-1. E a tal proposito chiediamo anche l'ausilio della regia per vedere le immagini relative a questo confronto curate da Gianfranco Marceddu e Roberto Martin. Daniele Trombino, una vittoria che vale moltissimo nell'economia di questo campionato. Certamente, è stata molto sofferta, grande partita, specialmente dopo essere stati in svantaggio. Abbiamo veramente dimostrato che siamo un gran gruppo e vogliamo arrivare alla fine del campionato primi in classifica. La tua prestazione è un'incertezza sul loro gol e dopo ti sei riscattato alla grande. Sì, a volte quando fai il portiere capita. L'errore del portiere si vede subito, però l'importante è continuare con la testa giusta e dà fiducia alla squadra. Voi siete due portieri, vi impegnate tantissimo, come vivete il turnover che applica il mister Pagassoni? Ma molto serenamente, siamo due portieri comunque che ci siamo praticamente uguali, cioè, o gioca uno o gioca l'altro, la squadra non ne risente, quindi tranquillamente non abbiamo nessun problema. Le aspettative da qui alla fine? Come ho detto, riesce a vincere il campionato. Mister Maggi, un'ottima prestazione, una grande partita, ma non è bastata. No, questo sport se non si segna è difficile riuscire a portare a casa punti. Comunque i ragazzi sono stati veramente eccezionali. Abbiamo preparato molto bene questa partita, perché d'altronde andavamo a incontrare una delle due prime della classe. Sapevamo, all'andata eravamo stati sconfitti, sapevamo che si mettevano molto bene in campo. Grossa difesa, ottimi giocatori, ottime individualità, e i miei ragazzi non posso dire altro che bravi, perché credo che più di questo non potevamo fare. Certo, il gol magari, uno o due gol in più magari ci potevano stare, però. Diciamo, infatti ci sono state parecchie occasioni divorate e loro invece sono apparsi più cinici. Questo sport chi sbaglia paga, lo sappiamo dal calcio a 11 al calcio a 5, insomma è la regola, diciamo, è più o meno uguale per tutti. Con due ripartenze e una disattenzione
E abbiamo subito 3 gol e noi ce ne siamo mangiati diversi, non siamo riusciti a concludere, non siamo riusciti a essere cinici, come hai detto te. Aspettative da qui alla fine del campionato? Ma continuare fino alla fine quello che abbiamo fatto oggi, poi ci sarà la Coppa, speriamo di toglierci qualche soddisfazione in più, ma fino ad oggi diciamo il campionato per una società neonata, è vero, con diversi giocatori che erano già anni che calcavano questi campi, quindi diciamo che con abbastanza esperienza, e devo dire che per una società neonata abbiamo fatto un ottimo lavoro e si spera di riuscire a lavorare bene e continuare a lavorare così bene anche per il futuro. Devo dire grazie alla società che mi ha messo a disposizione una rosa così completa per poter continuare a lavorare per quest'altro anno. Grazie mister. Grazie a voi. E dopo il servizio appunto su questo importante confronto che poteva dare la possibilità di ripresa per quanto riguarda la formazione apriliana guidata da Francesco Maggi, andiamo a vedere quanto invece è accaduto a Rocca Massima con il successo della Latina Scalo Cimil nei confronti dell'Atletico Rocca Massima, che conferma il buon momento del team guidato da Graziano Maracino. Buonasera dal comunale di Rocca Massima, 20ª giornata del campionato di Serie D, il girone A, Atletico Rocca Massima contro Latina Scalo Cimil. Latina Scalo ancora al calcio d'angolo. Bragagnolo, il tiro sporco da parte di Pupulin. Del Ferraro, Gentili e rete, arriva il gol della squadra di casa. 10° minuto. Passare, superare, ancora Vasilescu, c'è il gol, bellissimo, stupenda azione con il dialogo perfetto. Arretra, suola il pallone all'indietro, adesso arretra lo scambio con Bagnato che deve uscire fuori, lo riesce a fare. Vettore, Iannella, il tiro, la palla messa in mezzo, sporcata da Dragos, il tocco, la deviazione, è il Latina Scalo che torna in partita. Riprova lo stesso, pallone sul fondo, ancora Latina Scalo con il tiro, la seconda deviazione, il pareggio 2-2. Allora adesso che comincia a spingere di più, ci crede Bagnato da solo e c'è il gol, il vantaggio con Vettore 30 secondi più tardi, mentre resta a terra capitan Vasilescu. L'Andrea prova a crearsi dello spazio, interviene Bragagnolo, ancora il Latina Scalo con Bagnato e si porta a 4 adesso il Latina Scalo in poco più di 2 minuti. La rimessa però è affidata al Latina Scalo, ancora Pagano messo in mezzo, Vettore, le mani, è bellissimo il gol di Vettore, tripletta personale direttamente al volo, raccoglie l'invito di Rizzato. Del Ferraro, Tamburlani, Gentili, sta per girarsi, c'è il gol, il gol di Gentili, siamo al 19°. Righetti alza il pallone, c'è il gol di Vettore. Del Ferraro adesso grossa la sua indecisione, Vettore adesso c'è sulla linea di porta, Vasilescu che respinge, Gentili, soluzione non ottimale per lui, Bagnato il palo, avanti alla meglio, Gentili, la soluzione, il tiro, c'è il gol da parte di Gentili, tripletta per lui, ancora gli va a soffiare il pallone Bagnato, fa uscire dalla porta Dragos e mette il pallone in fondo al sacco. Del Ferraro, ancora Bagnato, fa tutto da solo, se ne va e mette il pallone. Ancora in rete, terzo gol personale per lui, Gentili, porta avanti il pallone e il diagonale che finisce in fondo alla rete, Gentili, quarto gol per lui. La classifica, come detto, non cambia in testa con il duo che si attesta a 50 punti, Sporting Giovani Risorse e Real Podegora. 4 lunghezze di ritardo, quindi
per quanto riguarda la United Aprilia. Si ferma ancora l'Accademia Sport, ferma a 43 punti, raggiunta dal Real Terracina, che è riuscita a ottenere 3 punti e quindi agganciare la diretta inseguitrice. Antonio Paluzzi 39 punti, 36 punti, sale ancora il Latina Scalo Cimil, si ferma l'Atletico Roccamassima a 32, la Real Latina a 21, PR 2000 Aprilia 20, molto più staccata il Flora 92 a 12, a 11 punti troviamo la Virtus Terracina 11 punti, a 6 punti troviamo la Parrocchia San Giuseppe, chiude il fanalino di coda la Virtus Latina Scalo. Nel prossimo turno avremo nei confronti tra lo Sporting Giovani Risorse, Accademia Sport, Real Terracina, Atletico Roccamassima, United Aprilia, Flora 92, Latina Scalo Cimil, PR 2000 Aprilia, Real Latina, Real Podegora. La Parrocchia San Giuseppe anticiperà al venerdì sera contro la Virtus Latina Scalo, chiuderà il quadro della 21esima giornata il confronto tra Antonio Paluzzi e Virtus Terracina. Importante giornata quella disputata sabato, la 20esima di questo raggruppamento, la 7ª del girone di ritorno, perché cade in trasferta per la prima volta in questa stagione la capolista Vis Fondi, quindi due sconfitte nell'arco di poco più di 15 giorni per il team allenato da Fabio Padula. Ricordando anche che in settimana sono stati giocati due dei recuperi che ancora non erano stati, che erano rimasti un po' in stand-by, dove il Tremenzuoli è riuscito a vincere con il Ventotene per 9-4, mentre l'Olympus è riuscita ad imporsi nei confronti dell'Atletico Maranola per 5-1. Importante quindi passo avanti per il team di Steven Minutolo verso una posizione molto più consona, ma il bel salto avanti continua a farlo il San Giovanni Spigno con la vittoria proprio nei confronti della capolista Vis Fondi 4-2, che a questo punto viene raggiunta da Lord Ranch, che è riuscita a liquidare con un sonante 11-1 la DLF Forma. Ma andiamo a vedere proprio il quadro completo dei risultati. Sporting Terracina batte Ventotene 15-2. A Formia Atletico Sperlonga batte Formia 1905 Calcio 10-4. Old Ranch DLF Formia 11-1. Olympus batte Palavagnoli 89-8-1. L'Atletico Maranola si impone sul Tremenzuoli per 10-5 e il San Giovanni Spigno liquida la Vis Fondi per 4-2. Quindi una classifica che a questo punto, dopo tante giornate, cambia il volto. L'Old Ranch e la Vis Fondi, le due formazioni fondane, sono adesso appaiate a 47 punti con 6 gare dal termine della stagione, ricordando che praticamente se dovesse chiudersi così sarà sufficiente disputare un confronto in campo neutro per determinare la vincitrice del raggruppamento. A 3 lunghezze di ritardo, 44 quindi per l'Atletico Gaeta, San Giovanni Spigno 34, Olympus Sporting Club 32, Atletico Sperlonga 26, a 25 troviamo Sporting Terracina e Palavagnoli 89, 24 punti per l'Atletico Maranola, 22 per il Tremenzuoli, DLF Formia Calcio resta a 10 punti, come il Formia 1905 a 9, chiude il fanalino di coda senza punti il Ventotene. Domenica, sabato prossimo, quindi il prossimo fine settimana, il campionato torna di nuovo in campo, 21esima giornata con confronti sempre da guardare con molta attenzione e soprattutto a questo punto il duo di testa, ma anche l'Atletico Gaeta. Andiamo a vedere quanto potrà accadere. Ventotene, Atletico Maranola, Atletico Gaeta, Formia Calcio. L'Atletico Sperlonga riceverà l'Old Ranch, la Vis Fondi dovrà vedersela in casa con l'Olympus Sporting Club, Tremenzuoli in casa affronterà il San Giovanni Spigno, mentre la DLF Formia Calcio riceverà lo Sporting Terracina. Per questa settimana da parte mia è veramente tutto, non mi rimane altro che
salutarvi augurandovi appunto la più cordiale buonanotte e vi lascio in compagnia di Domenico Ippoliti. Buona serata. E grazie a Daniele Porcelli, completata dunque l'ampia panoramica su tutti i campionati che riguardano il mondo del calcio a 5 provinciale e non solo. Rinnovo l'invito a seguirci attraverso il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. Dunque anche per questa puntata è veramente tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima.